Ciao a tutti! Oggi noi proviamo a dipingere un altro elemento del paesaggio urbano, un portone fatto ad arco. Questa foto ho scattato, mi pare, a Roma, ma comunque si può trovare un portone simile da qualsiasi parte. Il problema è come dipingere l'arco. Oggi proviamo a fare questo lavoro insieme. Ora prepariamo foglio da acquarello, oppure se volete fare prima uno schizzo, un bozzetto, preparate foglio da disegno, un paio di matite, e questa volta proviamo a usare anche le matite acquarellabili di questi tre colori, magari uno di questi tre: ocra, gialla, terra di siena bruciata, oppure è questa terra di siena naturale. Qualsiasi marca potrebbe andare bene. Ora cominciamo. Prima di tutto, come vedete, la foto noi abbiamo fatta non con la facciata davanti, ma un po' inclinata. Quindi, come vedete, il portone va in prospettiva. E come vedete, le linee della prospettiva sotto vanno su e sopra vanno giù. Quindi questo dobbiamo ricordare. E prima cosa che facciamo sul nostro foglio, proviamo a dare questa direzione al nostro portone. Quindi sotto abbiamo detto che va su e sopra va giù. Quindi circa così, però quale linea certa è sotto, sopra dobbiamo vedere quanto alto sarà il nostro portone. Quindi prima noi dobbiamo stabilire le proporzioni, quindi il rapporto tra larghezza e altezza. Prendiamo di nuovo la nostra matita e proviamo a misurare quante volte larghezza ci sta su altezza. Allora, una volta e due volte. Proprio portone senza cornicione, due volte. Quindi se no, proviamo a riportare questa proporzione sul disegno. Quindi se questa sarà larghezza di nostro portone, e vediamo, due volte deve stare in altezza, una e due, quindi circa a questa altezza arriva la porta. E proviamo a disegnare un rettangolo in prospettiva. Quindi è meglio sempre misurare anche la distanza sopra e sotto dal margine del foglio, se il foglio è tagliato dritto, e anche di qua vediamo se siamo giusti. E no, di qua io, come vedo, c'è un po' di questa linea, non è dritta, quindi controllo. Oppure si può usare qualsiasi foglio di carta, aiutare a usarlo come righello così, e dal margine del foglio misuriamo la distanza e, come vedete, correggiamo un attimino. E stesso lavoro facciamo anche a destra, vedi, la distanza dal margine del foglio. Come vedete, noi disegniamo un elemento singolo, quindi non è una composizione, perciò non mi preoccupo, anche se il portone è venuto troppo centrato nel foglio. Ora correggiamo con gomma pane un attimino la linea che non serve più, ok, e dividiamo a metà il nostro rettangolo. Ora adesso dobbiamo costruire il nostro ovale. Come vedete, la parte sopra, questo l'arco, praticamente è un cerchio. Quindi noi, per non sbagliare, anche noi dobbiamo costruire un cerchio. Però il problema è che noi vediamo questo cerchio in prospettiva, quindi il cerchio si trasforma in un ovale. Ora guardiamo come disegnare questo cerchio messo in prospettiva e cosa viene fuori. Ora guardate, praticamente cerchio, come noi sappiamo, sempre si può inserire in un quadrato, come
questo schema noi conosciamo molto bene, quindi un quadrato. E dentro si può inserire cerchio. Come abbiamo disegnato le ruote di bicicletta una volta. Ecco, guardate, giusto? E questa sarebbe la parte sopra del nostro arco, questo cerchio. Ora stesso lavoro proviamo a fare con portone. Quindi questa larghezza riportiamo in altezza. Quindi questa sarà la misura del nostro quadrato. Però guardate, le linee sono messe, le linee di queste qua, linee di larghezza sono messe in prospettiva, quindi noi vediamo leggermente inclinata sopra e meno inclinata questa qua sotto un quadrato, quindi altezza uguale a larghezza. E proviamo a fare, quindi alla fine come vedete è venuto quadrato un attimo deformata perché ha messo in prospettiva, e per trovare il centro, perché per disegnare cerchio ci vuole questo centro, proviamo a fare diagonale. Quindi questo sarà il centro di portone, l'asse della simmetria. Ok. E adesso noi dobbiamo inserire dentro questo rettangolo, questo rombo, alla fine viene, dobbiamo inserire cerchio, e questo cerchio sarà nient'altro come un ovale, e quindi io devo modellarlo, probabile che non viene subito, ecco così. E poi la parte, come vedete, ecco, viene un cerchio messo in prospettiva, che noi stiamo disegnando un ovale molto aperto, molto largo. Però guardate, ho cominciato non da qua a disegnare cima, diciamo, di questo ovale, la parte più larga, a dove c'è la diagonale più lunga, quindi questa parte viene più allungata, e come vedete l'arco nostro prende la forma, la visione più naturale, più reale. Se io comincio da qua a disegnare questo ovale grande, di sicuro dopo vi accorgete che il disegno non sarà corretto, qualcosa che stonerà nel questo disegno. Quindi di qua il problema di portone di questo arco, il cerchio inserito nel rettangolo in prospettiva, in un rombo praticamente. Quindi noi dobbiamo disegnare correttamente questo cerchio. Quando abbiamo fatto questo lavoro, ora la parte che non ci serve, quale la parte sotto, possiamo alleggerire con gomma pane. Gomma pane lavora meglio sulla carta d'acquarello perché è più morbida, a tratto morbido, quindi non rovina la carta. E ripassiamo, ecco, di portone. Adesso noi dobbiamo fare, come vedete, di qua c'è lo spessore della cornice, che praticamente noi dobbiamo riprodurre tutta questa sagoma del nostro portone spostando un po' più avanti, come una specie di scatola. Ora proviamo, quindi, e spostiamo circa un centimetro a destra, quindi tutte le linee vengono riprodotte spostate a destra. Faccio così con tratteggio questo spostamento delle linee a destra di un centimetro. E quindi, come vedete, se adesso noi evidenziamo queste linee, quindi questa parte a sinistra diventa più stretta perché di qua
comincia la cornice e di qua io vedo lo spessore della cornice, quindi questa che dà visione corretta. Di qua, quindi questa parte, la linea primaria diventa meno visibile, la alleggeriamo, quindi noi vediamo così. Per questo il centro della porta ci sembra spostato verso sinistra, quindi questa parte noi vediamo stretta, ma in realtà non è così, perché di qua questa è la parte di cornicione che chiude visibilità. E quindi io vedo così leggermente questa parte viene ristretta. Ora proviamo a bozzare adesso la cornice. Guardate che la parte a sinistra è più vicina a noi, quindi questa parte viene leggermente più larga, e anche se noi prendiamo la foto vediamo stessa cosa, quindi la larghezza della cornice a sinistra e larghezza a destra è più stretta, perché anche la cornice noi vediamo in prospettiva, quindi in ristringimento, questa parte più larga, questa parte più stretta. Ora vediamo come abbozzare questa cornice. Meglio fare prima, magari anche di qua, fare prima rettangolo. E dopo sopra, così, e poi questo decoro forse di qua un po' più larga sopra, e qui, e di qua c'è questo decoro sopra, come vedete questa parte decorativa. Allora, per centrare, ricordate che questo centro della porta, ma di qua noi vediamo la linea spostata di un centimetro a destra, quindi il centro della cornice parte di qua, spostato dalla prima linea del centro un po' di un centimetro a destra, e di qua disegniamo in modo simmetrico questo decoro, questa parte, che vogliamo dopo fare. Ecco, quindi questa è la base. Adesso facciamo particolari, quindi noi dobbiamo fare questa vetrata sopra, quindi anche di qua, se volete prima fare questo semicerchio giusto, mettiamo anche di qua prima rettangolo, facciamo questa parte così, e dopo facciamo questi raggi, guardiamo che ogni metà divisa in tre parti, 4 parti, facciamo più strette, 1, 2, 3, questa vetrata, dopo fissa, e dopo due ante di portone, cerchiamo di dipingerli insieme così vengano le misure giuste. E poi noi vediamo queste specchio di questo decoro, praticamente la parte elaborata del portone, come vedete di qua c'è questo rilievo, noi facciamo solo con le linee raddoppiate, questo in realtà sono tre, perché vedete che di qua c'è questo gioco di luce e ombra, quindi la striscia
chiara e ombra, la striscia chiara, ombra e stessa cosa. Questo dobbiamo ricordare per dare questa, diciamo, la forma giusta quando lavoriamo con i colori. Ora noi facciamo solo intanto doppi rifligni di queste specchiere di portone. Di qua, come vedete, questa parte di questa decorazione va dentro, si nasconde dietro la cornice, quindi noi non vediamo, vediamo solo tre lati, così. E poi possiamo dare un po' di vista, come vediamo la casa questa antica, quindi possiamo fare questi mattoni, questa è la casa un po' diroccata, possiamo dare anche voi. E poi ci sono queste colonne della cornice, guardiamo su altezza di questa parte qua, quindi circa così arrivano le colonne. Ci si vedono questi mattoni in vista, ce li prendiamo così. E manca una cosa, perché a sinistra noi vediamo anche lo spessore della cornice. Di qua questo spessore fa parte della cassa di portone, invece di qua noi vediamo proprio lo spessore di cornice, che è molto più piccolo, questo spessore molto più sottile rispetto a parte destra. Questa è una cosa che dobbiamo ricordare. Di qua noi questo è lo spessore, è molto molto più sottile. Ora, come vedete, abbiamo fatto il disegno di bottone fatto ad arco e adesso prepariamo colori ad acquarello e proviamo a fare completare il lavoro. Ma prima io farei alleggerirei il disegno con gomma panne sempre, quindi lo puliamo così tamponando o strisciando leggermente. E come abbiamo detto, ci sono punti di luce, queste strisce, che lavorando in una maniera libera dopo coi colori è difficile dopo lasciarli così come vediamo questi punti di luce abbastanza netti, ben visibili. Quindi cosa io potrei fare? Io prendo una matita mascherata, una matita a cera, una matita di bambini normale a cera, io ho trovato questa dai miei bambini. E allora guardate cosa, sulle strisce sottili, perché dopo è difficile lasciarli, ripeto che quando noi abbiamo pennellate libere, difficile lasciarli fuori questi segni. E quindi in questi punti di luce, io però l'importante che è foglio non è tanto sporco, quindi, perché il segno della matita se entra sulla cera rimane sporco, non rimane bianco. Vi faccio questi segnetti come bianco di riserva, quindi loro rimangono dove ho passato con questa matita a cera, rimane striscia chiara e quindi mi aiuta a non pensare di questi momenti. Possiamo fare anche un po' di qua. E anche sulla rendire questa di questa vetrata posso dare qualche colpo con la matita che rimane con la matita cera. E dopodiché, prima di cominciare a lavorare con acquarello, prendo una matita acquarellabile, ripeto che di qualsiasi marca, e posso dare questo con questo colore neutro, ocra o terra di siena naturale, terra di siena bruciata, colori della matita, perché loro corrispondono a nostri colori. E
posso ripassare il mio disegno con questa matita acquarellabile, perché dopo colore questa di matita viene diluita, ma segno rimane nei certi tratti, va bene anche, mi aiuta anche a mantenere la forma concreta del portone. Quindi io passo con questa matita acquarellabile il mio disegno, alleggerendo prima la matita normale, quando noi abbiamo questi elementi architettonici molto precisi, e queste matite possono aiutarci dopo, perché si vedono anche attraverso colori. Quando noi lavoriamo come con una matita normale, quindi lavorando così in questa maniera, non a lato che fai quando facciamo tratteggio, quindi dopo sciogliendo con l'acqua colore e segno rimane meno marcato, però rimane, quindi mi aiuta a conservare la forma. Di qua dove ci sono le parti scure posso dare anche qualche tratteggio per precisare la forma, come ad esempio qua. Ecco, e così siamo pronti per lavorare ad acquarello. Però questa parte io faccio più veloce per non farmi perdere tempo. Prendo i colori abbastanza pochi, prendo ocra gialla, arancione di cadmio o vinacridone siena, prendo un po' di ceruleo per avere questi grigi così di mattoni, un po' di seppia, un po' di nero e magari qualche goccia di cobalto turchese. Ora vi faccio vedere i colori e dopo procediamo. Vedete cosa viene fuori alla fine. Buon lavoro!